Sorpresa per Teresa Langella e tutti coloro che hanno partecipato a Temptation Island VIP. Nello studio di Uomini e Donne arriva un altro ben noto tentatore, lui è Pierpaolo Petrelli, che è anche ex velino di Striscia la Notizia. Ammette però di non aver chiamato in prima persona per lei, mi hanno chiesto se potevi piacermi ed eccomi qui. Questo lascia titubante Teresa che, comunque, appare molto contenta della sua presenza. Il web però ha gli stessi dubbi mostrati dalla tronista e si scaglia contro le scelte della redazione di Uomini e Donne per un motivo ben preciso. Ormai è diventato Temptation Island 2.0, sbotta e scrive una telespettatrice su Facebook: vi meritate un'altra Sara Affifela. Programma falso, iniziate a chiamare la gente normale, genuina, lo pizzaiolo, lo cameriere, lo segretario, no questi finti VIP. Pierpaolo Petrelli arriva a Uomini e Donne. Un volto noto della televisione scende nel trono classico di Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella, lui è Pierpaolo Petrelli, che in passato ha preso parte a diversi programmi sia in Rai che a Mediaset. Oltre ad averlo visto tra i pretendenti di Mara Fasone nell'attuale edizione del Dating Show, lo scorsa estate Pierpaolo ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatore, senza però mettersi particolarmente in mostra. Ha vestito i panni del ballerino nella trasmissione di Carlo Conti I migliori anni, ma soprattutto è stato il velino di Striscia la Notizia al fianco a Elia Fondiaro, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP 2018, e, stando ad alcune loro dichiarazioni, i rapporti tra loro non sono affatto buoni. In passato Pierpaolo Petrelli è stato spesso al centro del gossip, soprattutto per i trascorsi sentimentali niente meno che con Ariadna Romero, dalla quale è nato il piccolo Leonardo. Chi è Pierpaolo Petrelli? Nonostante i trascorsi in televisione, Pierpaolo Petrelli ha solo 23 anni e un passato particolarmente impegnativo. Il modello ha già un figlio, Leonardo, ed esce da una storia d'amore difficile che l'ha fatto soffrire molto. Fino alla primavera del 2018, infatti, è stato fidanzato con Ariadna Romero, ma la storia d'amore è finita male a causa di divergenze caratteriali e litigi. Rumors mai confermati avevano persino parlato di una relazione tra Ariadna e Leonardo Pieraccioni. Nato a Maratea in provincia di Potenza, Pierpaolo si è diplomato al liceo scientifico della città e poi si è trasferito a Roma per studiare giurisprudenza all'Università La Sapienza, in cui è iscritto al quarto anno. Il suo sogno, infatti, continua ad essere quello di diventare avvocato, anche se nel frattempo il corteggiatore si è dedicato anche al secondo suo grande interesse, ovvero il mondo dello spettacolo. È un grande appassionato di canottaggio e calcio, è tifoso della Juventus ed è fan di Alessandro Del Piero. Ritroverà l'amore? I trascorsi sentimentali di Pierpaolo Petrelli sono abbastanza burrascosi, soprattutto per la sua storia con Ariadna Romero naufragata solo qualche mese fa. Ospite di Pomeriggio 5, l'ex velino di Striscia la Notizia aveva raccontato la propria disperazione per il ritorno a Cuba dell'ex compagna che aveva deciso di portare con sé anche il piccolo Leonardo, nato dalla loro relazione. Dalle sue parole era trapelata la sofferenza per questo allontanamento, avvenuto già lo scorso aprile e proseguito fino a luglio, quando il corteggiatore aveva finalmente potuto riabbracciare il suo bambino.
A Barbara D'Urso, Petrelli aveva così spiegato i sentimenti provati e le ragioni della partenza di Arianna: la nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d'incontro. Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.